Roma, sgomberate alcune case occupate abusivamente a Tor Bella Monaca, tra gli irregolari anche un esponente legato alla camorra, sequestrati contanti e droga. Il servizio di Carolina Casa. Per tutti era diventata la torre della legalità, il simbolo della rinascita, della battaglia dei cittadini contro degrado e abusivismo. Proprio qui, all'alba, è scattato il blitz della polizia locale di Roma, coordinato dalla prefettura. Tor Bella Monaca, periferia est della capitale, territorio difficile, segnato dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. Le forze dell'ordine cercano i clan che occupano abusivamente gli edifici popolari. Tra i denunciati c'è anche il pregiudicato Giuseppe Moccia, il cognome pesante che richiama legami con la camorra. I carabinieri, dentro casa, trovano droga e 29.000 euro in contanti, ma lui non pagava l'affitto. Oltre 100 uomini in campo per circondare l'area e porre i sigilli agli immobili. Bene il ripristino della legalità, commenta con soddisfazione il ministro dell'Interno Lamorgese.